mai di essere razzisti, è appunto lo spazio nel quale Marco Marchese intervista il dottor Maurizio Orbecchi, medico psicoterapeuta, specialista in psicologia clinica ed evoluzionista. Bene, dottor Orbecchi, se ci può mandare anche il suo video, gentilmente, se ha la webcam, Sì. basta cliccare sul mio video in basso dove c'è l'icona della telecamera e dovrebbe arrivare anche il video. Spazio molto interessante. Intanto, Marco, ci sei, giusto? Sì, ci sono e sto ascoltando perfettamente, l'audio è in ottime condizioni. Non Ecco. appena arriva il video del dottor Orbecchi, Cioè, è arrivato? Sta sta arrivando, caricando, sta quindi sta per caricando, arrivare. perfetto. Ecco, è Ah, arrivato il perfetto. video del dottor Orbecchi. Io lascio la conduzione a Marco Marchese, intanto favorisco l'ingresso del video. Lascio la conduzione a Marco Marchese, sono le 20:42, i 30 minuti canonici della intervista di Marco Marchese. A voi la linea. Grazie Roberto e benvenuto al dottor Maurilio Orbecchi, lo saluto, buonasera e benvenuto Buonasera. su TV Radicale. Io sono veramente lieto di averla questa sera, lo diceva prima Roberto Mancuso. Allora, lei è medico, psicoterapeuta, specialista in psicologia clinica ed evoluzionista. Io l'ho contattata qualche giorno fa e ci tenevo a questa intervista perché aveva attratto un po' alla redazione di TV Radicale questo suo interessantissimo articolo che è uscito il 20 luglio scorso sull'inserto Tutto Scienze della Stampa. La Stampa di Torino, ricordiamo, è il terzo giornale per diffusione in Italia, circa 280.000 copie giornaliere, addirittura più del Sole 24 Ore e secondo soltanto al Corriere della Sera e a Repubblica. E quindi una pubblicazione prestigiosa e importante, ma al di là di questo qua già il titolo è molto interessante, Non si smette mai di essere razzisti. Lei comincia questo suo articolo con questo inciso, quando si guarda la storia con animo privo di retorica, non si può che rimanere colpiti dalla ferocia che assumevano le relazioni umane nei tempi passati. Dottor Orbecchi, ci vuole parlare lei un po', dall'inizio e ci vuole spiegare perché non si smette mai di essere razzisti? Ma è una lunga storia. Diciamo che la storia comincia anche prima della nascita della specie umana, nel senso che bisogna guardare per capire perché siamo razzisti e perché c'è la tendenza a discriminare gli altri, bisogna guardare all'evoluzione della specie. E in particolare bisogna cercare di capire se altri animali, ricordiamoci che noi siamo animali a tutti gli effetti, se altri animali, in particolare gli animali cugini a noi, che sono gli scimpanzé, hanno questo tipo di tendenza tale quale abbiamo noi. Se gli scimpanzé hanno questo tipo di tendenza, è difficile che ce l'abbiano per motivi sociali o culturali. È molto probabile invece che ce l'abbiano per motivi naturali. Ora, è stato provato da una ricerca dell'Università di Yale, ma anche da altre ricerche precedenti, l'ultima, quella sulla quale ho fatto l'articolo, è una ricerca dell'Università di Yale, che c'è una tendenza molto forte da parte degli scimpanzé a discriminare i membri dei gruppi avversari, dei gruppi che non fanno parte del proprio gruppo. E questo ha un significato evoluzionistico in un mondo dove le risorse sono scarse, come il mondo naturale, e quando si parla di risorse sia alimentari, ma anche per quanto riguarda i maschi, le risorse affettive, le risorse sessuali, cioè la possibilità di accesso alle femmine, si tende a, come dire, impedire che altri animali, anche della stessa specie, entrino nel proprio gruppo di appartenenza. Allora, che cosa succede? Questa ricerca che è stata fatta dall'Università di Yale hanno avuto un'idea interessante. Prima di tutto, bisogna capire che gli scimpanzé sono degli animali molto intelligenti, che hanno delle possibilità che noi stentiamo ad immaginarci, sono i nostri cugini antropomorfi e gli scimpanzé, per esempio, riescono a riconoscere
dalla fotografia, da una fotografia, gli altri animali riescono a riconoscere i membri del loro gruppo, riescono a riconoscere anche chi non è membro del loro gruppo. Questo è stato provato da infinite ricerche. E questo dà anche l'idea di quanto ci siano vicini, ci siano vicine queste scimmie antropomorfe. Ora, una ricercatrice dell'università di Yale, che si chiama un'indiana americana, che si chiama Nea Mahayan, ha avuto l'idea di associare le stimoli positivi con membri del proprio gruppo e stimoli positivi o negativi con membri del proprio gruppo e stimoli positivi o negativi con membri dell'altro gruppo. Mi spiego meglio. Ha associato, per esempio, membri del proprio gruppo, la ricercatrice con stimoli positivi, quale un frutto, e per gli scimpanzé questa cosa qui era assolutamente normale, non erano assolutamente interessati a questo tipo di. Ha associato con stimoli negativi, quali un ragno, e gli scimpanzé invece erano colpiti e rimanevano a fissare a lungo. La cosa avveniva al contrario con i membri del gruppo opposto, cioè. I membri quando veniva associato uno stimolo positivo, per esempio appunto un frutto, con uno scimpanzé di un gruppo sconosciuto, gli scimpanzé di un certo gruppo rimanevano stupiti, mentre invece per loro era assolutamente normale, guardavano pochissimo tempo, le associazioni tra uno scimpanzé di un gruppo opposto e uno stimolo negativo, quale un ragno. Questo dà l'idea di come un po' geneticamente noi siamo predisposti a vedere l'estraneo come un qualcosa di negativo. E questo è un grande problema per noi, è un grande problema perché noi ci troviamo di fronte come dire, ad una parte naturale che ci spinge un po' a chiuderci nel nostro gruppo. E allora dobbiamo sopperire con un grosso lavoro culturale, con un certo lavoro culturale, per riuscire a capire che gli altri sono uguali a noi, non sono così cattivi come dei ragni, come ad esempio pensano Certo. gli scimpanzé. Cioè noi non dobbiamo ragionare come degli scimmioni, però è un'educazione, non viene immediata questa cosa. Certo, infatti lei scriveva su questo suo articolo: fino ad oggi le teorie che offrono spiegazioni sulla nascita del pregiudizio e della discriminazione sono per la maggior parte fondate in ordine sociologico, psicologico e giuridico. Mancava appunto questo elemento, quindi questi studi dimostrano un po', ci avvicinano un po' a delle teorie attraverso le quali la discriminazione, che può essere, poi sulla discriminazione lei ha fatto un excursus anche un po' più ampio e il suo articolo ci insegna anche che bisogna conoscere, cioè il razzismo non si fonda soltanto classicamente sulla base del colore della pelle, cioè non significa discriminare soltanto chi ha la pelle di un colore diverso, oppure, che ne so, un orientamento sessuale diverso, no? Ma tante piccole forme di discriminazione vengono fatte quotidianamente e inconsapevolmente il più delle volte, no? In modo quasi automatiche. E sono fondate per esempio sul sesso, appunto sull'orientamento sessuale, sulla disabilità, sulla religione, sull'età, no? Quando si dice questo scemo di vecchio, per dire. Anche questo qui è una forma, oltre che di discriminazione, di razzismo. Questi studi dimostrano che il razzismo va studiato anche a livello animale. Proprio è l'evoluzione che ci insegna, le teorie evoluzioniste che ci insegnano che questo tipo di comportamento non è un comportamento gratuito e che nasce lì in quel momento, ma è qualcosa di più profondo, qualcosa chiaramente che la specie umana, che si distingue chiaramente dagli animali proprio per questa caratteristica che va combattuta e va combattuta. E secondo lei noi in questo momento siamo sulla strada giusta? Su questo pianeta, giusto per non guardare soltanto nel nostro ombelico italiano, oppure siamo ancora molto, molto lontani?
Secondo me siamo sulla strada giusta. È uscita una ricerca, proprio stava per uscire un libro molto importante di un grande psicologo che si chiama Steven Pinker dell'Università di Harvard, che mette insieme diverse ricerche che sono state fatte in questi ultimi decenni, dalle quali si vede con molta chiarezza che la violenza sta declinando in tutto il mondo. Sta declinando sia a livello di millenni, per esempio quando si fanno studi di antropologia forense, che è la scienza che studia gli antichi scheletri, quando gli scienziati, gli antropologi forensi studiano gli antichi scheletri, ci dicono che circa il 15% degli scheletri antichi sono morti per motivi di causa violenta. Decapitati oppure con il cranio rotto, con frecce conficcate nel femore e così via. Questa è una percentuale che a noi è molto lontana, nel senso che non esiste, che siamo lontanissimi, non esiste che il 15% degli uomini vive attualmente, ma anche, non so, 100 anni fa, anche nel Novecento, che è stato un secolo, come sembra, molto violento, non esiste che il 15% dell'umanità muoia per cause violente. Il 15% dell'umanità significherebbe qualcosa come 500 milioni di persone morte. E questo vuol dire che anticamente i gruppi facevano molta guerra tra di loro, era un comportamento abbastanza normale, anche durante, ma anche se veniamo più avanti, durante l'antica Roma, non so, qualcuno ha guardato, io non l'ho visto, ma mi hanno detto stavano trasmettendo Spartacus, era veramente l'antica Roma, era uno stato molto violento, il Medioevo. Pinker mostra in questo libro che uscirà tra alcuni giorni mostra come le quantità di morti erano veramente incredibili, ma non solo la quantità di morte, perché poi voglio arrivare alla sua domanda, e la violenza la stessa violenza dello Stato è molto diminuita, nel senso che gli omicidi hanno cominciato a diminuire quando si sono formati gli stati moderni, però la violenza dello Stato era terribile, tortura, non so, spettacoli pubblici di esecuzioni per qualsiasi cosa, c'erano circa 200 capi di accusa in Inghilterra nel 1500 per cui c'era l'esecuzione, tra cui, non so, la sodomia, tanto per fare un esempio, stregoneria ovviamente, e chi più ne ha più ne metta, blasfemia, insulto al re, e così, 295. Dopo l'illuminismo si sono ristretti a 4. Oggi non esiste più un paese europeo che abbia la pena di morte. Gli Stati Uniti, che sono l'unico paese occidentale che hanno la pena di morte, è vero che ce l'hanno, però sono passati anche loro dal 16.500 esecuzioni nel 1700 a 50 esecuzioni l'anno oggi. Sono sempre troppe, nel senso che non ce ne deve essere nessuna, però bisogna anche guardare comparativamente che cosa è successo. E la violenza degli stati è diminuita anche nel senso della discriminazione. Oggi tutti gli stati europei vietano la discriminazione per sesso, per razza, purtroppo viene ancora praticata. Bisogna continuare a lavorare in questa direzione, però senza essere pessimisti, perché le cose rispetto a tempo fa stanno andando bene. Se qualcuno ha la voglia di andare su YouTube, ad esempio, può ancora trovare John Kennedy che lottava contro le università americane dell'Alabama che impedivano l'accesso ai neri. Oggi questa cosa è vista come un delitto storico. Certo. Quindi voglio dire, per carità, ci sono ancora grandissime discriminazioni, grandi razzismi, le cose devono ancora migliorare, però bisogna anche vedere che piano piano il nostro lavoro non è inutile, a qualcosa serve, ecco. E bisogna Ecco, continuare. questo qui, e bisogna continuare in questo, quello che lei ci dice è molto confortante perché in effetti quello che è accaduto nell'ultimo secolo a livello mondiale
cioè, proprio il miglioramento delle condizioni di vita da tutti i punti di vista è qualcosa di straordinario, e se pensiamo all'ultimo cinquantennio, quindi sul finire della seconda guerra mondiale, quello che sono i diritti umani, hanno fatto veramente passi da gigante. E, dottore, noi diamo molto spazio all'interattività, per cui noi abbiamo una chat sulla nostra web TV, e adesso sull'altro terminale la stavo un attimo seguendo, le vado a leggere una domanda di Oana 89 che dice: una possibile domanda, lei non pensa che uno dei motivi che spinge l'uomo ad essere razzista o perlomeno ad avvertire una certa paura dell'estraneo, dell'altro da noi, sia anche dovuto alla paura? Sì, quale paura? La prima paura, proprio la paura biologica, è la paura che l'estraneo venga a toccare le nostre risorse, che è la stessa paura che hanno gli scimpanzé. Appunto, le risorse, in particolare di carattere alimentare, il territorio e anche le risorse sessuali, perché in un mondo come quello degli scimpanzé e anche in un mondo come quello umano, che è abbastanza scimmiesco, purtroppo per molti secoli e molti millenni gli uomini hanno tenuto in secondo piano le donne, in uno stato di grandissima discriminazione. E certo, c'è questa paura, c'è questa paura, e la paura, come dice questo ascoltatore, l'attrice, Luana, è sicuramente alla radice, la paura di non avere sufficienti risorse da condividere, e il razzismo, sì. È un po' il riflesso che scatta ogni volta che i mezzi di informazione puntano un po' più i riflettori sui flussi migratori. È un po' quello che scatta, cioè la paura che scatta, e poi il riflesso conseguente che sfocia nelle discriminazioni nei confronti dei migranti quando Lampedusa viene... accoglie migliaia di persone che dopo devono essere smistate su tutto il territorio nazionale. Però poi dopo, per contro, abbiamo degli splendidi esempi. Per esempio, da dove trasmetto io, vicino Lamezia Terme, proprio a pochissimi chilometri da qua, c'è un centro con 150 richiedenti asilo che hanno fatto comunità e che con fatica, però piano piano si stanno ben integrando qui nella zona, e sono visti con assoluta simpatia. Oppure, per parlare della Calabria, ci sono, diciamo, splendidi esempi anche di integrazione. Il riflesso però è quello, ecco, secondo me, anzi questo le rivolgo anche a lei una domanda: secondo lei l'informazione, quindi giornali, televisioni, media in genere, quanto giocano in questi meccanismi, e secondo lei l'informazione oggi è equilibrata soprattutto sui flussi migratori, oppure a secondo le convenienze politiche l'informazione gioca un ruolo negativo in tal senso? Allora, l'informazione è assolutamente fondamentale, l'informazione e la cultura, per far crescere psicologicamente le persone e per far superare loro quelli che possono essere proprio i problemi interiori di paura del diverso. Senza informazione e senza cultura il diverso resterà tale. Soltanto nel momento in cui l'informazione ci propone il diverso, noi capiamo che il diverso non è più tale, ma è uguale a noi. Non è soltanto l'informazione, ad esempio, che ci ha fatto crescere in questi ultimi decenni, che è molto importante, ma un'altra cosa che ci ha fatto molto crescere sono le fiction sia letterarie, sia televisive, sia cinematografiche, no? Quando, o anche gli stessi documentari, che non sono fiction, sono così informazione, quando ci portano dentro un mondo che per noi è lontanissimo e che non avremo mai visto e che non vedremo mai, e che per noi corrispondeva così a qualcosa dei marziani, che potevano essere, non so, senza empatia, e poi andiamo lì con una telecamera, cioè vanno lì con una telecamera, vediamo che sono persone che soffrono come noi, che hanno una madre, che hanno dei figli, che hanno dei bisogni come noi,
mangiare, il vivere, superare le malattie, cioè questo gioca un ruolo fondamentale. Allora, per quanto riguarda l'informazione più strettamente politica, ecco, io su questo sono meno esperto, la televisione non la guardo mai, per cui non so dirle più di tanto se corrisponde così alla verità, questo non glielo so dire, penso di no, ecco, penso di no. Secondo me sarebbe importante che la televisione ci facesse sentire comunque l'umanità delle persone per far superare questi sentimenti di paura. Certo, guardi, prima di chiudere questa mezz'ora è praticamente volata, abbiamo già consumato quasi 25 minuti e parliamo un po' di scuola se lei è d'accordo, perché è Certo. chiaro che se si deve partire è fondamentale. L'educazione da impartire nelle scuole gioca un ruolo Assolutamente fondamentale in sì. quelle. Esatto. E, secondo lei, come sta messa l'Italia in questo senso? Cioè, la scuola svolge oggi in Italia un'attività pedagogica sugli studenti per far passare queste informazioni e far capire i meccanismi del razzismo per contrastarli? Guardi, per motivi personali anche io conosco molti insegnanti, molte maestre e devo dire che ho una grandissima stima di queste persone. Hanno una capacità di riuscire a far capire l'uguaglianza del cosiddetto diverso che è veramente encomiabile. Allora, io credo che la capacità delle maestre e degli insegnanti in generale, soprattutto di quelli motivati, che secondo me sono la maggioranza, vada anche al di là di quelle che sono, superi quelle che sono le carenze dei programmi scolastici e delle politiche scolastiche. E io credo che in un tempo più breve di quello che si immagina, psicologicamente più breve di quello che non si immagina, e quando dico più breve di quello che non si immagina parlo ovviamente di anni, no? Cioè il ricambio di generazione, che però che sembra lungo ma è breve, è brevissimo, perché il ricambio di generazione davvero avviene in pochi anni, cambia veramente la mentalità. Io vedo crescere ragazzi molto più aperti nei confronti, bambini e ragazzi molto più aperti nei confronti del cosiddetto diverso, dello straniero comunque, non parliamo delle donne o degli omosessuali. Io vedo molta, molta meno discriminazione, infinitamente molta meno discriminazione di quella che c'era per esempio ai miei tempi, di quelle che ricordo io Certo. scuole. E questo noi dobbiamo dirlo, perché dobbiamo avere un quadro corretto della situazione, perché tutto questo significa che la strada che noi abbiamo intrapreso dei pari diritti, delle pari opportunità, è la strada giusta e dobbiamo proseguirla. E se la proseguiamo, non è che dobbiamo inventarci chissà che di nuovo, ma dobbiamo proseguire a lavorare in questa direzione e le cose cambiano più in fretta di quanto noi non pensiamo. Certo, guardi, l'ultima domanda, io vorrei sottoporre alla sua valutazione di tecnico, di medico, di psicoterapeuta, un'informazione che mi è giunta proprio nelle ultime ore, in questa prossima settimana, purtroppo non in Italia, però in una nazione che è molto vicina a noi, in Svizzera, e molto vicina anche a livello culturale, a livello linguistico, perché parliamo del Canton Ticino, quindi nel Bellinzonese, in un paese vicino a Bellinzona. Nella prossima settimana si terrà un incontro fra un'associazione che si occupa di diritti della comunità LGBT, lesbiche, gay, bisessuali e transessuali. Si terrà un incontro con le maestre di un asilo, perché quest'anno si è iscritto in questo asilo un ragazzino che è il figlio di una coppia omogenitoriale, per cui di una coppia omosessuale. Quindi sono state proprio le maestre dell'asilo, la direzione di questo ente, che ha richiesto all'associazione che si occupa dei diritti degli omosessuali di andare a fare un incontro formativo per spiegare alcune dinamiche e per meglio integrare questo ragazzino, questo bambino, in una comunità fatta chiaramente
dove la maggioranza degli altri bambini hanno un papà e una mamma, invece questo bambino ha due papà. Lei cosa ne pensa? È un bel esempio? È una strada da seguire, qualcosa del genere, oppure fa valutazioni di tipo diverso? Ma io penso che sia un buon esempio, penso che in ogni caso sia importante che chi adotta un bambino non sia lasciato solo, perché l'adozione di un bambino è un atto molto, molto importante, è un atto non soltanto individuale, ma è un atto sociale. E giustamente, a mio avviso, viene previsto un determinato percorso per gli adottanti e anche un affiancamento. Io credo che sia giusto che questo affiancamento così ci sia, che continui, che l'adozione di un bambino non sia assolutamente mai un atto egoistico in nessun caso, perché il bambino deve venire prima di qualsiasi cosa. Però tutto questo è previsto, mi sembra, dalla legge di qualsiasi paese. Noi sappiamo che il bambino cresce, i bambini crescono bene in qualsiasi situazione se i genitori o uno dei due genitori è un bravo genitore. No, noi è inutile dire che non è sempre necessario, per esempio, che ci sia il padre e la madre. Per esempio, Veltroni è figlio di una madre che è rimasta vedova quando Veltroni aveva un'età piccolissima. Obama, suo padre non l'ha mai visto ed è cresciuto benissimo. Ora, noi siamo in tutto il mondo animale. Così di solito i figli sono figli più delle madri che dei padri. Ora, ci sono adozioni che possono essere anche, come in questo caso, così differenti, ma non è la cosa importante ripetere così il classico modello così tradizionale. La cosa importante è che chi adotta un bambino sia all'altezza della situazione. Questo è il punto, direi. A maggior ragione i bambini che sono quelli che poi hanno a che fare con le forme di discriminazione in tenerissima età e si confrontano con il bullismo, che è la prima forma di discriminazione, che forse in questa nostra società dei paesi europei diciamo, la prima forma di discriminazione, di intolleranza, di razzismo che in realtà incontrano. E, dottor Orbecchi, il nostro tempo purtroppo è terminato, è stata una conversazione veramente, veramente interessante. E io vorrei leggere proprio la conclusione di questo suo articolo, ripeto, pubblicato sull'inserto Tutto Scienze del 20 luglio scorso sul quotidiano La Stampa, perché l'ultimo inciso che lei fa su questo articolo ci fa veramente riflettere. Lei ha scritto: d'altra parte, finché sarà tollerata la richiesta di bella presenza nell'offerta di lavoro, significa che, nonostante i passi fatti, siamo ancora lontani dal contrastare le tendenze animali più arcaiche e dal raggiungere le pari opportunità per tutti. In ogni caso, sì, noi tenevamo a questa diciamo conversazione, perché lei ci ha lasciato invece un messaggio molto ottimista, cioè dal suo punto di vista, facendo un'analisi tecnica da quello che è il passato, le cose stanno migliorando e stanno migliorando velocemente. Ci vuole, diciamo, lasciare una sua ultima osservazione per i nostri web ascoltatori di TV Radicale, avvisandola che a fine trasmissione, purtroppo per problemi tecnici nostri, la conversazione si troncherà di netto, quindi io mi scuso anticipatamente, poi avremo sicuramente modo di sentirci, però l'avviso di questo, perché effettivamente abbiamo questo problema, quando cambia la trasmissione crolla di colpo la conversazione. Certamente. Vorrei dire che noi dobbiamo affrontare anche nuovi razzismi che finora sono stati lasciati un po' da parte, no? Per esempio il razzismo nei confronti di categorie svantaggiate. Parlavamo dell'anziano. L'anziano, nel momento in cui viene trattato come vecchio, vecchietto, subisce un atteggiamento razzista. Nessuno si permetterebbe di dire a un uomo ometto o a un giovane giovinetto. È chiaro, è un atteggiamento insultante, perché
perché un vecchio, bisogna chiamarlo vecchietto, non so, il brutto per esempio, per quale motivo, ma come può una società tollerare che venga richiesta la bella presenza negli annunci economici? Sarebbe come dire si assumono soltanto bianchi oppure non si assumono gli ebrei. Sono come oppure anche altri tipi di razzismo, il razzismo nei confronti dei poveri, per esempio, no? La snobberia, no? Classica di un certo tipo di persone. Cioè, sono tutti nuovi razzismi, nuove forme di discriminazione che secondo me noi abbiamo prima di tutto il dovere di riconoscere e dopodiché il dovere di combattere. Bene, grazie davvero dottor Orbecchi, lo ricordo nuovamente, Maurizio Orbecchi che è medico, psicoterapeuta, evoluzionista, io la ringrazio veramente di cuore, lei è anche specialista in psicologia clinica, la ringrazio per essere stato con noi in questa domenica e magari le do un arrivederci ad una prossima occasione per fare un'altra chiacchierata interessante come quella di stasera. Vi ringrazio. Grazie a lei. Ecco, grazie. Roberto, se vuoi riprenderti certo, la linea. Ringraziamo anche noi il dottor Maurizio Orbecchi, molto interessante questa conversazione di Marco Marchese con il dottor Maurizio Orbecchi. Ricordiamo che da domani sarà pubblicata sul nostro sito www.tvradicale.it. Riprendiamo la linea dallo studio perché...